Come ha detto la collega Giordano, penso che siamo a un passaggio importante della legge. Questo articolo 1 bis è maturato nel corso dei lavori come una necessità. C'era incertezza, perché non solo ci sono posizioni diverse, ma perché si toccano punti chiave, cioè il tabù della morte e il tabù del dolore, e c'è il problema di come umanizzare il morire senza accelerare il morire, garantendo dignità. E tutto questo nel consenso informato che riguarda tutte le situazioni creava delle difficoltà e delle confusioni. Per questo io ho provato a entrare in questo tema raccogliendo delle esigenze che maturavano man mano nelle nostre difficoltà di portare avanti questo lavoro e questo lavoro che evidentemente non contiene sempre l'affermazione che va bene a uno o all'altro, ma che cerca un difficile punto di equilibrio che non è mai ambiguità, ma che è sempre il tentativo di raggiungere la soluzione migliore nel bene comune e per garantire il rispetto delle persone. Allora, proprio perché volevamo combattere e vogliamo combattere il dolore che si impadronisce di tutto il corpo, proprio perché dobbiamo uscire da quelle caricature per cui, che ho citato prima, per cui sembra che ci sia chi è appassionato del dolore fino all'accanimento terapeutico e chi invece, pur di evitare il dolore, vorrebbe sempre accelerare la morte di chiunque, due caricature. Ho lavorato a lungo parlando con i colleghi, cercando soluzioni e cercandole assieme alla relatrice. Io credo che questo articolo 1 bis aiuta molto la qualità di questa legge, terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. Vuol dire che sempre si rifiuta di abbandonare la persona malata, il paziente, anche quando si rifiutassero le cure. Vuol dire che si chiede anche al medico generale, al medico di base, e che si garantiscono le erogazioni delle cure palliative. Penso che sia molto importante il secondo comma. Quando si dice che nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore con il consenso del paziente. Allora io credo che qui proviamo a dare per la prima volta una risposta umana e umanizzante che riduce la medicalizzazione, che accresce l'accompagnamento, che combatte il dolore sempre e comunque, senza forzare i limiti. Credo che sia il punto di incontro che ci può permettere di dare al nostro Paese un modo per accompagnare con dignità tutti i nostri cari e noi stessi, senza forzare i limiti, combattendo il dolore, garantendo la dignità quando la morte è imminente, quando c'è una fase finale della vita e comunque sempre combattere il dolore, l'isolamento e la solitudine. Sono molto contento che sia stato dato un parere favorevole. Spero che quest'Aula accompagnerà questo emendamento con la stessa convinzione. Grazie. La ringrazio, onorevole Nicchi. Avverto che questo è l'ultimo emendamento che votiamo per questa mattina. Sì, Prego. Presidente, vorrei un po' di attenzione che c'è un'Aula un po'. Allora, L'attenzione non gliela sì, posso va bene. garantire, però Allora, posso noi ci cercare di fare in asteniamo modo che i su colleghi questo stiano un po' più in emendamento silenzio. molto importante che introduce una garanzia, un diritto che noi abbiamo considerato fondamentale, tant'è che abbiamo presentato degli emendamenti in questo senso. Però
e quindi è un passo in avanti ma non completo, tant'è che gli emendamenti presentati erano molto più chiari e anche quelli dei colleghi del Movimento 5 Stelle completavano, ecco. Qui siamo di fronte ad un'ambiguità, ad una non completezza, che però non ci fa non riconoscere un passo in avanti, cioè si introduce la possibilità del ricorso alla sedazione continua e profonda per attutire una sofferenza fisica, ma anche una sofferenza psichica che è legata a quelle condizioni di vita considerate terminali, senza scampo, segnate da una dolorosa perdita del senso umano della vita, perché qui tutto si basa su che cos'è il senso umano della vita. Questa è una legge che è molto in contatto, vuole essere in contatto con il rispetto del senso umano della vita. Si acquisisce un primo passo, ripeto, continuerò su dire è un primo passo per un diritto a poter alleviare le sofferenze, anche quelle sofferenze successive all'interruzione o al rifiuto dei trattamenti sanitari che alimentano e idratano meccanismi.